ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi sono qua con forbici e scatola che mi è arrivata stamattina col corriere SDA. Come potete leggere, io nel frattempo taglio. È un ordine appunto che ho fatto sul sito Douglas. Mentre io taglio, vi dico qualche caratteristica di spedizione, insomma, del sito, che ancora non avete ordinato. Io avevo la tessera, altrimenti la potete fare online. Infatti vi richiede di inserire il codice della tessera a fine ordine. Non avevo invece, quindi avevo comprato in negozio, ma non avevo mai ordinato online. Una caratteristica buona: a me la profumeria Douglas, come dire, almeno quella che è dentro al centro commerciale vicino a casa mia, non è che mi faccia impazzire, perché è piccolina, poco fornita, insomma, non per qualche motivo, insomma, in particolare. Mentre, insomma, sul sito mi ci sono trovata molto 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 bene. Vi danno la possibilità di ritirare il pacco in negozio, lo potete tranquillamente segnare, potete pagare. Io ho pagato con la tipo bancomat prepagata PayPal, insomma, se no potete pagare con il conto PayPal, con qualsiasi altra prepagata, oppure in contanti, in contrassegno al momento della consegna, e costa 4 euro come più o meno tutti i contrassegni. Arriva con il corriere SDA. Io ho ordinato, ho approfittato dell'offerta che c'era su tutto il sito del 20%. Mi sarei presa la anche oppure solo, però forse anche, avrei preso tutte e due le cose. La palette di Diego Dalla Palma, quella là per contouring, era sold out, e quindi ho preso l'altra cosa che volevo prendere sul sito di Machiale a tempo addietro in un altro colore. Quindi ho ordinato martedì. Ero tornata di palestra, saranno state le 7 di sera, e in meno di 48 ore, diciamo in 36 ore, perché comunque stamattina alle 11, mezzogiorno, mi ha suonato il corriere, ed è giovedì 10, quindi ci ho messo 2 giorni, ripeto, corriere SDA. Questo è il pacchetto, scusate, lo metto di qua, c'è un leggero solicino. Chiamarlo sole è dire troppo. Mi hanno fatto scegliere 2 campioncini. Il pacco è imballato semplicemente con del cartone, anche se comunque all'interno non c'era niente che si rompeva. Non vedo l'ora, cioè mi è arrivato il pacco a mezzogiorno, adesso sono più delle 5, sono in trepidazione. C'è la bolla di accompagnamento, eventualmente se volete fare il reso, mi dice anche appunto la data dell'ordine, che è l'8 marzo. Ok, aiuto! E mi hanno fatto scegliere 2 campioncini, ma me ne hanno mandati uno. Vabbè, uno avevo scelto un trattamento, non lo so. Ho preso Manila Grace, questo qua. Non me lo spruzzo perché ho paura che mi dia fastidio. Uno sconto di 10 euro. Oh, questo qui. Nuova app Douglas, sconto 10 euro. Ah, ok, ti regaliamo un buono sconto di 10 euro per il tuo prossimo acquisto nelle nostre profumerie, valido fino al 30 giugno per un solo acquisto di almeno 49 euro su un unico scontrino, non cumulabile con altri sconti, non valido per l'acquisto di libri e buoni regalo, non valido online. Va bene, lo terremo in considerazione, perché comunque è sempre un 20%, perché 10 euro su 50 sono il 10%. E l'altro mio, boh, non c'è. Che cosa ho ordinato? Ho ordinato questo set di pennelli di Zoeva, che arriva nella sua bustina trasparente. Ho fatto una vocina che mi sta sulle palle anche a me stessa. Ed è il Pink Elements Complete Eye Set. Io l'avrei voluto, sono sincera, in rosa antico, che è il rosa cipriato, che è il mio punto di rosa preferito, però in nero non lo volevo, perché lo volevo differenziare da tutti i vari pennelli singoli di Zoeva che ho preso strada facendo. E il set, invece di pagarlo, oh mio Dio, invece di pagarlo 75 euro, l'ho pagato 50, tipo una cosa del genere. Guardate, sono un Simpson, non Simpson,
Simpson, non Simpson, ok. Mamma mia. Il set arriva nella sua busta grigio metallizzato. Bellissima e riutilizzabile appunto per trasportare i pennelli. Prossimi viaggetti, assolutamente la sfrutterò. Tra l'altro è una bella pochette perché ha una bella cerniera ed è anche consistente, si sente che protegge bene gli articoli al suo interno. E qua ci sono tutti i pennelli che appunto dovrebbero essere 10. Qualcuno è anche dovrebbe essere 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sono 12, quindi c'è un notevole risparmio rispetto a comprarli singolarmente. Ogni singolo pennello di solito di Zoeva Occhi va dai 6, 7, 7,90 euro, 6,90, 8,90. Qua ce ne sono 12 e anche se forse l'avesse pagato, insomma, a costo normale, insomma, sarebbe stato comunque vantaggioso. Ho già riconosciuto qualche pennello che ho già, lo sapevo, ma mi andava più che bene perché sono pennelli che adoro. Ci sono tre pennelli da sfumatura e due che già ho e uno che non ho. Questo è il 227, che sarebbe il fratellino del 217 di MAC. Un pennello in più da sfumatura fa sempre comodo. Io ho deciso di prendere questo set perché diciamo che ho pochi pennelli occhi, non è che sono pochissimi, però mi rendo conto che devo anche un po' correre a lavarli e con l'arrivo del pupo magari potrò correre un po' meno e quindi mi sono fatta una specie di rifornimento e tolta uno sfizio per la festa della donna, ma più che altro io martedì come si dice, ho ritirato le analisi della curva glicemica e visto che erano andate bene ho voluto abbinare un po' di cose, un acquisto che avevo in testa da circa 2 mesi, anche 3, perché si parla di prima di Natale e sono dietro a questo set da 3 mesi e quindi ho deciso di regalarmelo con questa scusa. Poi c'è il 228 che l'ho preso di recente con un ordine che avevo fatto nel periodo appunto di Natale, che è sempre un pennello da sfumatura però più preciso, più compatto. E poi il terzo da sfumatura che c'è per sfumature molto più precise è il 224 Luxe Defined Crease, che ha le setole molto più meno insomma e più tagliate, quasi piatte. Poi ci sono due pennelli penna, uno più piccolino e uno più grande. Il piccoletto è il 230 Lux Pencil, mentre il più grande è il 231 Lux Petit Crease. Io amo i pennelli Zoeva, sono veramente ottimi e mi ci trovo proprio bene. Durano nel tempo, ma proprio anche buoni a livello qualitativo. Poi vi faccio vedere questo qua che è il concealer buffer, è il numero 142, è quello diciamo da correttore per ripulire la zona ed è il numero 142. Questo in effetti ce l'ho, lo uso però magari meno di un pennello da sfumatura, ha le setole mezze nere, mezze insomma duo fibre. E sfuma molto bene il correttore, è molto preciso. A volte io l'ho usato anche per applicare il primer su tutto l'occhio. Poi ci sono tre pennelli d'applicazione ombretto e tre d'eyeliner. Ve li ho tutti divisi così almeno avete le idee più chiare. Due pennelli, diciamo, angolati, un po' più classici e uno con il pennellino piegato. Visto che ultimamente avevo voglia di provare altre tipologie di pennelli. Infatti, cioè, volevo dire, in questo set ci sono tanti pennelli che avrei voluto prendere singolarmente e appunto, meno male, erano tutti insieme, ne ho approfittato. C'è un altro set, Pink e qualcosa, che ha anche dei pennelli da base. Ecco, in questo set ce ne sono 12 da occhi, in quell'altro ce ne sono 10 totali, però tipo 5 per la base e 5 per gli occhi. E a me interessavano più pennelli da occhi. Qua c'è il brow line, questo sarebbe un pennello angolato però per le sopracciglia, con le setole molto 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 corte, duo fibre tagliate veramente cortissime e sono curiosissima
anche di provarlo, tanto tanto tanto. Poi c'è questo qua angolato, il wing liner, per fare l'eyeliner classico. E poi il pennello d'eyeliner particolare, volevo prendere il 315 Fine Liner, che anche la sua testina, insomma, è fatto in questa maniera per essere utilizzato con gli eyeliner in gel. Io, boh, chissà, non l'ho mai provato. Se qualcuno di voi usa l'eyeliner con un pennello del genere, fatemi sapere, io sono proprio curiosissima. E poi tre da applicazione di ombretto di tre tipologie diverse. Allora, uno per i dettagli, infatti è più piccolino, ed è il Detail Shader 237. È molto piccino e carinissimo, troppo bellino. 237. Poi abbiamo il 234, che è il pennello, il Luxe Smoky Shader, pennello classico da applicazione da ombretto. Sembrano veramente fantastici questi pennelli. E poi l'ultimo, dodicesimo classificato, lo Smudger, che è il 226. Questo qua, volendo, questo può essere utilizzato anche per sfumare l'ombretto qua e all'attaccatura, però anche per andare a applicare in maniera molto precisa e intensa l'ombretto sulla palpebra mobile, un po' come ho fatto nel green makeup, insomma, quel mi trucco con voi. Allargo un attimino l'inquadratura e niente, ragazzi, questi erano tutti i pennelli che ho preso, cioè questo era il mio ordine di Zoeva, fondamentalmente questo set di pennelli. Io ne sono già entusiasta, volevo condividere con voi anche lo spacchettamento, perché così ne approfittavo anche per darvi qualche informazione sul sito, se avete altre domande. E vabbè, come al solito ci sono i commenti qua sotto, lasciate un pollice su se il video vi è piaciuto, vi mando un bacio grande, grazie per avermi guardata, ciao e al prossimo video!